Nella splendida cornice della chiesa di Sant'Agata al Collegio va in scena la lauda drammatica dal titolo Lamentanza, una rappresentazione sulla Passione di Cristo, realizzata dalla Compagnia Officina Teatro sotto la direzione di Michele Celeste, finanziata dal Comune Nisseno e con la produzione del Teatro d'Esse La Condotta, che è stata proposta nel corso della mattina anche ai numerosi studenti del Liceo Classico, Linguistico e Coreutico Ruggero VII. Lo spettacolo è stato introdotto dall'architetto Silvana Bartolozzi e dal professor Antonio Vitellini. È un testo che io ho scritto nel 1995, riproposto diverse volte e che adesso sta vedendo una riproposizione in chiave differente rispetto alle prime edizioni. Dando il contesto architettonico della chiesa barocca del Collegio di Sant'Agata, dove è nato, si sa, lo studio della luce, dell'effetto e soprattutto della musicalità della voce. E quindi da lì ebbe mosse i primi passi anche nel senso dei principi, la cinematografia e le nuove immagini. Tutto questo quindi ci ha portato ad una rivisitazione del testo in chiave storica, anche perché dalla seconda metà del Cinquecento, proprio nella chiesa dei Gesuiti, sono avvenute diverse rappresentazioni di argomento sacro in diverse occasioni. Nella rappresentazione si fa riferimento alla tradizione di Caltanissetta con le lamentanze, ma anche a quella sancataldese con canti e preghiere popolari e a Jacopone da Todi con Donna de Paradiso, conosciuta come il Pianto di Maria. Altro tema, quello dell'interculturalità, tra gli attori infatti anche un giovane di origini somale. La chiave ispiratrice è stata appunto una riflessione che io ho fatto nel periodo appunto nel giorno di Venerdì Santo di quest'anno. Caltanissetta ha il suo emblema, ha il suo crocifisso a cui si raduna attorno tutta la città il giorno del Venerdì Santo, che è il Cristo Nero. Il Cristo che, guarda caso, è un Cristo di colore nero, il Signore della città, e appunto questo mi ha ispirato questa chiave interculturale, diciamo, una mia lettura personale del significato e rimando simbolico di questo Cristo che Caltanissetta ha di colore nero, appunto che inquadra benissimo le vicende, le polemiche, le discussioni proprio di questi giorni sulla questione immigrazione.